I'ma put a ring on it. I'ma put my name on it. I'ma put a ring on it. A ring on it. I'ma put my name on it. Ciao a tutti, sono Giuliana Moasa e benvenuti a The Clack in Italian. Oggi mi trovo con una famiglia splendida. Sono solo in tre qui, però so che siete in cinque. Sei. Siete, wow, sono in sei. Quattro fratelli e madre e padre. Fantastico. Jacopo, sì. Vittoria e Rebecca. Siamo qui perché vorrei che raccontassero un po' della loro esperienza ghanese e del fatto che vivono in Ghana da tantissimo tempo. Dai, presentatevi e ditemi qualcosa di voi. Partiamo da Rebecca. Oddio. Allora, io sono Rebecca, sono venuta giù per la prima volta 5 anni fa. All'inizio parlavo poco e niente in inglese. E poi ho frequentato l'Alliance Française, che è una scuola qui ad Airport, okay, dove ti permette appunto di fare un corso. Ho studiato l'inglese e una volta appresa meglio la lingua ho iniziato a lavorare con mio papà nell'azienda di famiglia. Ok, quindi i vostri genitori sono le persone che sono arrivate per prime qui in Ghana? No, in realtà il primo viaggio è stato fatto da me e mio padre nel 2009. Okay. Noi siamo venuti in avanscoperta, lui era già presente in Africa, aveva già fatto altri viaggi nel Nord Africa, diciamo con finalità di charity, volontariato, avevano costruito degli ospedali e delle scuole a Mirikni in Niger e tramite appunto un amico e un'associazione aveva già visitato il Nord Africa. Nel 2009 siamo scesi io e lui un'estate, un mese e mezzo, e poi lui ha iniziato a viaggiare tra il Ghana e l'Italia, dividersi tra il Ghana e l'Italia per iniziare appunto ad aprire una piccola attività e a stabilirsi qui. E nel 2014 mia mamma fece il salto e decise insomma di trasferire i due fratelli più piccoli insieme a lei qui in Piantastabile insieme a mio padre. Io dovevo finire ancora l'università, lei doveva completare il ciclo di studi in Italia e quindi li abbiamo raggiunti più avanti, però ho sempre continuato dal 2009 in avanti a venire a trovarli e a spendere un tot di mesi all'anno. Fantastico. Tutto. Quindi siete mamma, papà e poi? Io la più grande. Quanti anni hai? Vittoria, 27, ne faccio 28 a breve. Ok. Appena fatti 26. Rebecca, poi Amedeo, di mezzo. Sì, ma c'è di mezzo Amedeo che ha 19 anni. Ok. Io. Fantastico. Tu come ti sei trovato qua in Ghana? Vabbè, all'inizio non parlavo la lingua, però dopo tre mesi ho imparato subito, sono andata avanti. Poi dopo due anni ho cambiato scuola, sono andata alla scuola francese. Ok. Perché era più vicina all'italiano. Certo. E quindi... Come ti trovi a parlare francese adesso? Adesso molto bene. Una delle mie lingue. Madrelingua. Fantastico, fantastico. Allora, dimmi, voglio sapere da un adolescente, vivere in Ghana, ti capita mai di fare il paragone con l'Italia e dire, oh cavolo, quanto mi manca la pizza per dirti? Ma guarda, in Ghana puoi trovare tutto, ogni cibo che vuoi. Non, ovviamente la qualità della pizza non è come quella in Italia. Cioè, diciamolo. La pizza italiana è la pizza italiana, vero? Grande. Però ci sono altri tipi di cibo che in Italia non puoi trovare. Tipo? Lui è un amante del cibo ghanese, sì. Io non mi arrischio purtroppo, non riesco ad amare perché non mi piace il peperoncino, certo, e la cucina troppo speziata. Però lui adora, anche giusto ieri siamo stati ad Akosombo e si è mangiato, si è ordinato fufu, bambù e non so cos'altro. Grazie. La vostra famiglia di cosa si occupa qua in Ghana? Mio padre ha un'azienda di costruzioni ediche. Ok. E quindi sì, si è trasferito per quello. Io ho fatto una piccola esperienza di un anno e mezzo in ambasciata, ho lavorato all'ambasciata, okay, italiana qui ad Accra e poi mi sono unita a loro nel business familiare. Mia madre invece continua a lavorare in Italia, lei ha aperto due servizi paritari di nido e materna, okay, due scuole in Italia e un centro di fisioterapia, okay, e anche gestisce delle piscine comunali, servizi pubblici estivi. In che zona siete in Italia? Piacenza. Ok, ho capito. Come hanno accolto i vostri amici la vostra dual citizenship, dual culturalità? Cosa vi hanno detto? Ma all'inizio è stato un po' strano perché, vabbè, lasci tutto, lasci comunque delle certezze e non sai a cosa vai incontro. Certo.
Poi una volta che sei arrivata qui, io dico sempre, l'Africa la ami o la odi. Certo. Io me ne sono innamorata, ho iniziato a imparare la lingua, ho iniziato a fare le prime anche conoscenze a livello appunto di amicizia e mi sono trovata benissimo. E ho iniziato poi appunto a portare anche questa esperienza di interculturalità con altre persone una volta che tornavo in Italia. Bellissimo. Però, come dico sempre, è difficile da capire se non vieni qui e non sperimenti la vita sul posto. Esatto. Ci vuole, secondo voi, ci vuole anche un discorso di essere open-minded? Sicuramente, sicuramente, perché comunque è una differenza che percepisci. Certo. Però puoi farne un punto di forza invece che di debolezza. Esatto. Cosa? Personalmente, vabbè, a parte che io negli ultimi 3 anni mi sono sempre più distaccata dalle mie radici italiane, viaggio poco. Natale scorso, 2 Natali fa non sono neanche rentrata in Italia, mancavo da quasi 2 anni, perché poi io avendo il compagno in Turchia, se posso viaggio e mi sposto in altri paesi, non in Italia. Però per me le due vite, quella italiana e ghanese, viaggiano proprio su due, dico sempre, binari paralleli che mai si incroceranno. Non riesco proprio a pensarle in una commissione, in un'unione, cioè la vita, lo stile di vita, gli amici che ho lasciato e che ritrovo quando vado in Italia sono completamente. Sono, sì, hanno un modo di pensare, di vivere, di concepire la vita totalmente diverso da quello degli amici e delle persone che incontro e con cui sì, mi relaziono qui. E penso che comunque poi, vabbè, personalmente la nostra famiglia non ha mai avuto il piacere di ospitare nessuno qui, nonostante siamo qui in pianta stabile da 2014, okay, sette anni in cui comunque avremmo potuto e abbiamo tuttora la possibilità di ospitare e anzi abbiamo più volte invitato tutti a venire a fare un'esperienza. Per la prima volta la nostra amica Ilaria è scesa, però in realtà anche della famiglia abbiamo tantissimi cugini giovani e nessuno mai ha deciso di fare l'estate. Ma secondo te questo blocco, chiamiamolo così, da cosa deriva? Dal fatto di una malinformazione? Ma sicuramente. Ma c'è anche un'idea distorta dell'Africa. E poi il fatto che dicono che comunque il viaggio, il biglietto sia un onere, diciamo, per me non è in realtà neanche tanto gravoso, perché adesso i biglietti sono veramente affordable, sì. E quindi direi che è fattibile, però insomma dicono piuttosto che allora se devo investire una certa somma vado a visitare un paese più turistico. Certo. Allora hanno questo ideo, lo stereotipo del Sudafrica, Kenya, che costa molto di più tra l'altro, che tra l'altro pensano di non poter in realtà vivere un'esperienza 360 gradi africana se non in paesi più sud. Ho capito. Qual è la cosa che vi manca di più in assoluto dell'Italia? E come è fatti male perché non abbiamo poche. No, vabbè, i musei, l'aspetto culturale, sì. Cioè l'aspetto proprio l'arte, sì, l'arte, che non è in realtà solo un museo appunto, è proprio anche, cioè in realtà in Europa, non solo in Italia, specificamente in Italia, sei circondato dall'arte a 360 gradi, esatto, ovunque, punti di vista, perché anche solo il centro storico piuttosto che camminare per le vie, vedere cioè, l'architettura, la pittura, gli anche gli stili di vita, c'è cioè, tutta la cucina, c'è tutta la ricercatezza, sì. Che qua non c'è, so. Certo, è diversa comunque. A te cosa manca di più voi? Guarda, io sono le 4 stagioni, per il resto che sei a posto. Ti manca un po' il freddo? Sì. La sì. Neve? E invece te? Ma sinceramente, no, sì, forse anch'io, come mia sorella diceva, la parte più culturale, certo. Nel senso la voglia di un pomeriggio, che può essere una domenica, andare a vedere un museo o fare un qualcosa di più di intrattenimento, sì, un po' più anche esatto. Educativo, sì, a fine c'è meno possibilità, certo. Di spostarsi a anche, esatto, quello sì. Anche le camminate appunto in aria, con un'aria comunque più pulita. Sì. Infatti questa era un'altra domanda, i contro che voi notate qui in Ghana, so che ce ne sono tantissimi, però quello che pesa di più?
Esatto, quello secondo me. L'autonomia anche per loro, per i bambini, di potersi rendere più indipendenti, incontrare gli amici da soli. In realtà qua ci si deve sempre spostare con un mezzo, perché le strade sono trafficate, esatto, sono pericolose, non c'è un centro pedonale e comunque diciamo delle aree pedonali. Sì, è vero, quindi, è vero, è vero. Secondo me questa è la vita. Ho capito, ho capito. Come vi vedete? Questa è una domanda un po' particolare. Tu come ti vedi? So che hai 13 anni. Tra 10 anni pensi di tornare in Italia, vuoi continuare a studiare in Ghana? Sai già cosa ti piacerebbe fare da grande, quindi vuoi entrare? Sai già cosa ti piacerebbe fare da grande? No, io a 13 anni, ti dico io come ero a 13 anni? Così? Però non lo so. Io tutto. Quindi dimmi, cosa vuoi fare tra 10 anni? Guarda, tra 10 anni vorrei andare in Italia, ma perché mi piace ingegneria meccanica. Ok. E vorrei costruire la mia macchina, però mi servirà molto studio. Certo. E quindi in Italia, visto che gli ingegneri più famosi al mondo sono italiani, quindi... Certo, e quindi vorresti continuare, sì, il tuo percorso scolastico lì. Ma poi vorresti tornare in Ghana a fare qualcosa? Sì, sì. Okay. Posso dire che è un po' il tuo paese, no? Sì, sì, non riesco a uscire dal Ghana. Proprio diventata casa mia. Bellissima questa casa. Lui ha iniziato un ciclo scolastico in Italia, 6 anni, la prima elementare, per cui non ho mai fatto la materna in Italia. Bellissima questa, mi piace molto, io ci tenevo tanto a intervistarvi come famiglia, perché anche io ho tanti bambini e li ho portati in Ghana da pochissimo, no? E volevo vedere un po' quello che potrebbe essere la loro vita tra 5-10 anni. Quindi quando Vittoria mi ha detto, no, ma guarda che io ho tantissimi fratelli, siamo qua da tanto tempo, ho detto, c'è speranza. Sì. Tutte le persone che mi dicevano, no, ma fai una follia, lasciali qua, i tuoi bambini sono italiani. Sono italiani quanto sono ghanesi, anzi sono anche senegalesi loro. Quindi mi piace tantissimo quello che mi hai detto, mi hai rincuorato, grazie mille. E tu invece, Ravi, quanto... Allora, quando domanda... In realtà ancora un po'... presto per dirlo, però sicuramente se devo scegliere un posto sicuramente mi vedo in Africa. Ok. Non so, spero di continuare con la mia famiglia e insomma l'idea di tornare in Europa o in Italia non, in questo momento non mi appartiene, anche perché comunque qui, come ho detto anche prima, ho la possibilità comunque di continuare a imparare lingue nuove, certo, anche l'inglese, ma anche appunto francese e francese, certo, una possibilità che in Italia non troverei, perché comunque veniamo da un paesino un po' più piccolo, esatto, una realtà piccola, quindi... Quindi se dobbiamo, questi sono, abbiamo parlato del contro, se dobbiamo parlare delle cose positive che avete qui in Ghana, quali sono secondo te, Vittoria? La multiculturalità, l'apertura mentale, l'atteggiamento più positivo, quello che citavi anche tu, la socialità, la libertà e la speranza nel futuro, come dicevo, la possibilità, l'accessibilità anche a tutte le istituzioni, qua c'è più speranza e più propositività e positività per i giovani. Io riesco a interfacciarmi, a relazionarmi con tutte le persone con una semplicità e un'immediatezza che non c'è in Italia, c'è tanta più burocrazia e tanti più limiti e poi c'è poca prospettiva, certo, per quanto riguarda il mondo giovanile, e quindi sicuramente quello. E alla fine qui è un paese di crescita, quindi ci si sente a casa, anche nelle relazioni. Quindi, ripeto, noi abbiamo finito il nostro ciclo scolastico in Italia, sempre solo in Italia, mai di esperienza estera, invece lui è il fratello di mezzo, lui l'ha proprio iniziata qui, l'altro fratello l'ha spezzato, okay, fatto metà e metà, e penso che per loro sia stato un plus notevole, grazie. Ce l'ho sempre detto ai miei genitori che probabilmente, vabbè, la difficoltà del distacco iniziale, le relazioni di dover iniziare da capo e la difficoltà anche linguistica dell'inizio, perché lui parlava solo l'italiano, adesso invece è madrelingua inglese, francese, soprattutto francese e italiano. E... Che bello, ragazzi, tutti no, i giorni dormo, c'è un'esperienza, sì, emozionante, sì, emozionante. Ultima domanda, dal punto di vista lavorativo, questo per le tue sorelle un pochino più grandi, dal punto di vista lavorativo, è vero, sicuramente c'è meno burocrazia, ma gli ostacoli più difficili che avete affrontato,
come imprenditori, se posso usare questa parola. Sì, perché chiedere a mio padre, che sicuramente ha la potenza volente tra le mani più di noi. Però sicuramente, vabbè, quello che si nota è anche che per poter operare bene e più agevolmente devi avere dei soldi, certo, da investire. Senza soldi, chiaramente qui non hai sussidi e aiuti che si hanno in Europa, quello sì. Quindi, voglio dire... E anche magari tramite conoscenze. Sì. Secondo me l'Africa funziona per chi ha delle idee imprenditoriali. Se sei un imprenditore e hai un'idea vincente o delle skills, delle capacità su cui investire, funziona molto meglio che l'Europa. Se invece hai il mindset tipico invece del posto fisso dell'impiegato che devi eseguire per qualcun altro, allora qui sicuramente c'è probabilmente meno meritocrazia e più connessioni che ancora che in Italia. Già in Italia funziona sì, così, cioè i sistemi sono simili rispetto al nord Europa, anche in Italia il nepotismo va alla grande, però sicuramente c'è un margine più ampio appunto di opportunità per quanto riguarda le persone, la meritocrazia, quindi le persone che se studiano, si impegnano, possono farcela, più magari è meno smooth il sistema, yeah, è più... Sì, a ostacoli. Ogni quanto riesci a tornare in Italia, Jacopo? Ma per ogni vacanza praticamente, alcune vacanze no, ma estate, inverno... Ci torni, quindi diciamo almeno due volte all'anno minimo tu vai. Una volta è capitato di andarci tre perché loro alla scuola francese hanno i midterms, anche adesso ho fatto io a casa da scuola per 2 settimane, okay, a partire da oggi. Ok. Non perché sia malato, però... Certo. Come avete vissuto la situazione Covid in Ghana? Ma sicuramente in modo diverso rispetto all'Italia, nel senso che personalmente ho sentito meno pressione psicologica, meno angoscia, okay, anche qui c'è e lo senti perché inevitabilmente ci sono morti anche qui. E i casi stanno aumentando tra l'altro. E quindi ecco, forse in Europa si affronta in modo più... Quando sempre questo modo di affrontare un po' le cose, la vita, le situazioni, forse anche perché comunque loro hanno avuto anche altre malattie prima del Covid, quindi insomma non è che il Covid mi spaventi più di tanto. Una cosa che mi fa molto ridere, tutte le volte che guardo il presidente parlare, lui finisce dicendo eat local food, mangiate sì, local sì, food. Sì, 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 sì. Ed è vera questa cosa qua, perché per dirti la mattina mio marito fa colazione con coco, c'è dentro le spezie, i chiodi di garofano, lo zenzero, e già quella è una bomba allucinante, no? Poi, secondo me, sta tanto anche nella temperatura, nel caldo. Il Covid, secondo me, dobbiamo vederlo anche come insegnamento grande, no? E varia di paese in paese, quindi i casi sicuramente, a mio avviso, sono maggiori in Italia, ma qui in Ghana sono in crescita. È ovvio che basta prestare tantissima attenzione. E comunque noi continuiamo a mangiare il local food, Jacopo, no? Ci mangia la zuppa, fufuga, gli anticorpi. Ci facciamo gli anticorpi. Bello, ragazzi. Sentite un po' la mancanza della mamma o ormai siete... Ma sta arrivando. Arriva a fine... Fantastico. Fine settimana. Fantastico. Grazie mille. È stato stupendo conoscervi. Per vedere la loro puntata ovviamente ci dovete seguire sul canale YouTube e a fine marzo andrete in onda, quindi grazie Rebecca, grazie Vittorio, grazie, grazie Jacopo, ci vediamo presto, grazie a tutti per essere stati con noi, ci vediamo alla prossima. Oh no, yeah, ooh, yeah, I'll make I take you to the moon. Yeah, I could show you the stars, show you where you belong, ooh. You are my fantasy.